Luca, ci siamo seduti qui, siamo nella zona di via Orcles, perché Sky vuole ricordare i 30 anni della vittoria di Barcellona. Sì. Siamo qui, fra poco arriverà anche Dejan Savicevic, il genio. Oggi ci sarà Baresi, Costa Curta, tanti colleghi. Quella vittoria... Pensaci tu a essere stigmatizzante. Ma voi mi mettete solo dei ricordi. No, non vorrei spoilerare quello che vado a dire nel documentario. Diciamo che, secondo me, delle 8 finali dell'epoca Berlusconi, 2 con Sacchi, 3 con Capello e Ancelotti, sicuramente questa fu l'unica in cui il Milan arrivava nettamente sfavorito, sì. Perché nelle altre arrivava favorito o al massimo c'era equilibrio nei pronostici, ma sempre leggermente a favore del Milan. Mi viene in mente Benfica a Vienna, piuttosto che le due con l'Ajax. No, lì il Milan era favoritissimo, le due, quelle un po' in equilibrio furono le due con la, nei pronostici, con l'Ajax e quella con il Benfica. E mettiamo anche il Manchester. A Manchester con la Juventus, ovviamente. Sì, certo, sì, esattamente. Quindi, insomma, era favoritissimo nelle altre occasioni, perché ha vinto che ha perso. Dopodiché, invece, fu un ribaltamento clamoroso, la finale più netta, tra l'altro, insieme con quella con la Steaua. Io penso che sia stata la vittoria dell'umiltà o dell'orgoglio contro la presunzione. Devo andare a registrare l'intervista. Un minuto, Davide, perché chiediamo a Luca Serafini come è uscito da questo pareggio contro l'Atalanta. Beh, come tutti quelli che amano il Milan, sono rammarico, perché da una parte è stata forse la più bella partita del campionato del Milan e è finita 1-1, dall'altra per la rabbia del rigore, ma io oramai, a parte che il problema è molto semplice, ormai il regolamento è ad uso e consumo dei tifosi. Perché è talmente opinabile, talmente ad personam, talmente discrezionale, talmente interpretabile, che vale tutto, non c'è una norma precisa. Non c'era. Però, secondo me non è mai rigore, ma poi è chiaro che ci sono due momenti molto chiari. Ho stato a vedere il VAR, 2 minuti, vedo un fotogramma, torno indietro, quindi aveva già deciso. Secondo è il giocatore dell'Atalanta, che è colpito al VAR, se ti fa male possiamo parlare del fatto che è rigore, ma l'esporto rimane alla faccia. Quindi non era un intervento determinante, era una gamba tesa. Rimaniamo con questa prestazione, se continuiamo così, sì, bene. È la condizione sine qua non. Ti ringrazio, vado a registrare. Dai, buon lavoro. E però attenzione, perché si torna a parlare di Milan. E come vedete, mentre io vado a registrare questa puntata che andrà in onda su Sky sulla vittoria del 94, sono passati 30 anni, incrocio proprio lui. Il genio insieme a Billy Costa Curta, vi faccio vedere. Abbiamo Billy Costa Curta, vibrazione dell'anima, Billy, e la carezza del Montenegro. La carezza del Montenegro. Certo, la carezza del Montenegro. Ciao genio. Rivedere il genio. Oggi, se andate su Instagram, ho proprio mostrato i 3 gol, gli ultimi gol bellissimi di Leao. Ma non se lo ricordava, avete visto, gli ho mostrato il gol contro il Parma. Il genio è stato un gol bellissimo, dici no, e Costa Curta avete visto cosa gli ha detto. Allora torniamo alla partita di ieri. Luca Serafini è stato abbastanza chiaro per quello che riguarda il rigore, un rigore e un rigorino, sentirsi dire che poi era un rigorino lì, è Orsato, è andato... È stato poco a vedere l'immagine, è andato deciso a dare il calcio di rigore. Dobbiamo continuare a parlare di Orsato, del rigore? No, andiamo avanti. Ecco, mi voglio soffermare ancora su Stefano Pioli. Io passo per difensore, lo sapete, di Stefano Pioli per un solo motivo. Perché non attacco Stefano Pioli. Chi non attacca Stefano Pioli difende Stefano Pioli. E invece parliamo di questo allenatore. Questo allenatore che avrà le sue colpe, gli infortuni è una colpa, avrà magari sbagliato come tutti gli allenatori qualche cambio, oppure non è un errore perdere i derby, è un dramma per qualcuno perdere i derby, per me è una cosa
indubbiamente quando sono 5 pesante per tutti i tifosi e quindi sono, ma attenzione, io non voglio perorare la causa di Stefano Pioli, voglio così lasciarmi andare a, a riflessioni a voce alta. Allora, un allenatore, io meno male che abbiamo Stefano Pioli, perché dico così? Mi direte mai 10 punti dietro l'Inter o 13, 15, quello che volete. Ma adesso stiamo discutendo dell'allenatore che ci deve portare più avanti possibile in campionato e in Europa League. Dunque, un allenatore al quale io sto vicino, come sono stato vicino a Donnarumma, Çalhanoğlu e Kessié prima che poi andassero via. A me quello che piace di Stefano Pioli, che pur considerato da molti un allenatore come una foglia attaccata all'albero verso il 15 di ottobre, che è attaccata solo col picciolo e basta un vento per farla cadere, questa è la situazione di Pioli adesso, come era la situazione nel 2020. Eppure lui va avanti a lavorare, a sperimentare. Ieri, per esempio, volevo sottolineare questo aspetto, mi mette questo Adli molto vicino alla difesa in un 4-1-4-1. Continua stimolante, a trovare, a cercare, a studiare la formula giusta per battere le squadre avversarie. Studiando, cercando di fare, si può sbagliare. Se lui fosse andato avanti con gli schemi di qualche anno fa, che sì, non sarebbe diventato che sì. Che sì, vi ricordate che cosa dicevamo di che sì? Anzi, scusate, dicevano di che sì. Giocatore normale, ogni volta, perché qui c'è sempre questa alea di negatività. Un giocatore, ma cosa ce ne facciamo di che sì? Allora ha studiato questa formula di che sì nel 4-3-3, magari più avanti, messo più avanti, e che sì è stato trabordante. Quindi le invenzioni di Stefano Pioli. Ha inventato nel momento che perde Çalhanoğlu, perché non è che li perda lui, il mercato, gli avvenimenti, gli accadimenti, gli accidenti, inteso come accido, cosa che accade ovviamente, gli ha tolto che sì, giocatore fondamentale. Tonali, lasciate ancora il Milan con Tonali, che sì, e Benasser, poi andiamo a parlarne. Ha perso questo, ha perso Çalhanoğlu, giocatore, un bel equilibratore, ha perso l'unico equilibratore che aveva, cioè Krunic, eppure continua a cercare delle formule. Adli l'aveva, sembrava un giocatore perso. Ieri, signori, sì, voglio le vostre ironie, sì, voglio i vostri sarcasmi, perché io sono coraggioso e ieri mi sembrava Modric, palloni sempre al volo, al primo tocco, scusate, bei passaggi, personalità, si mette a dribblare un uomo in area facendoci tremare, ma questo può diventare un giocatore straordinario. Ha salvato un'azione andando in scivolata, rischiando il rigore, questo può diventare un grande giocatore e noi adlisti siamo contenti. Abbiamo temuto un po' di perderlo dopo la partita contro il Monza, ma lì è chiaramente sono entrati in campo il fratello di Adli e il fratello di Benasser. E lui molto intelligentemente, molto onestamente, che giocatore, che persona, ho temuto di perdere il Milan perché ho giocato una bruttissima partita. Senza accusare nessuno, lui non accusa proprio nessuno, ma perché ha giocato una bruttissima partita? Perché le caratteristiche di Okafor, Chukwueze e Jovic non sono caratteristiche di giocatori che dettano il movimento. Lui doveva sempre aspettare. Ieri con Pulisic, con Leao, la palla girava. Con Adli la palla ha sudato tanto. Ecco perché questa invenzione di metterlo davanti alla difesa. Poi andrà via Pioli, ne prenderemo uno molto migliore, però intanto me lo sto gustando e non ho paura di quelli che dicono non lo voglio più vedere. Signori, dobbiamo tenercelo questo allenatore, perché pur forse lui sapendo di andare, o forse lui deciderà di andare in questo, vista la situazione,
che è pesante per lui indubbiamente, magari sarà lui che deciderà di andare, però bisogna prenderne uno migliore, uno che ci fa arrivare secondi, che ci fa vincere il campionato, che ci fa arrivare fra le prime quattro in Europa. Adesso sì, siamo dietro tanto all'Inter, ma attenzione, i tre campionati persi da Pioli. Signori, in uno c'era l'Inter che con Conte a un certo punto ha salutato la compagnia e mi sembrava un Inter abbastanza forte. L'anno scorso il Napoli vinceva sempre, quindi non era neanche facile. Quest'anno c'è un Inter che mi sembra che sia la settima, la decima, la cinquantesima, non lo so, partita che vince sempre. Chiaro che vorremmo, magari avremmo avuto 4, 5, 6 punti in più, però ricordo anche le vittorie contro l'Udinese e contro il Frosinone, non dobbiamo dimenticare solo ieri dove non c'era un rigore, oppure a Bologna, quando contro il Bologna subiamo un gol nella fine, bisogna guardare un po' tutto. Ebbene, Pioli è ancora lì, al terzo posto, e adesso ha trovato anche la formula giusta per riuscire a equilibrare. Il problema degli uomini che ha Pioli. Pioli, oltre il 12 e il 13, anche se lui dice la rosa è completa e mi dà il totale affidamento. Signori, purtroppo ieri è entrato Cafor e non ce ne siamo accorti. Per esempio, e Gabbia? La crescita di Theo, la crescita di Leao, la crescita di Benasser, la crescita di Gabbia. Ieri è un giocatore ormai il titolare di una sicurezza, di una padronanza del ruolo. È stato straordinario anche ieri. Ecco perché io difendo Pioli, me lo gusto. Poi decideranno, io farò il tifo per il prossimo allenatore, non mi metto io adesso a lottare per il Pioli in, Pioli out. Io comunque me lo tengo stretto perché è una persona seria, è un allenatore equilibrato, volevo un difensore, non gliel'hanno dato, è riuscito a rimediare e il Milan tutto sommato non è uscito dall'Europa League, è uscito male dall'Atalanta, è quello sì, e forse in questo 2024 momento più difficile, indipendentemente dalla sconfitta col Monza, sconfitta totalmente casuale, abbiamo visto ieri. Quindi stiamo vicini al Milan, stiamo vicini a Pioli, gustiamocelo. Se poi andrà via, saranno contenti quelli che non lo vogliono più vedere. Arriverà un allenatore, speriamo migliore, anche se non ne sono così sicuro. Non perché sia meno bravo o più bravo, ma che ottenga i risultati e sappia muoversi con questo stile Milan. Uno stile di persona educata, uno stile di persona che in panchina mi rappresenta bene e quindi continua a studiare, continua a trovare le formule. L'altro giorno, non diciamo quello che ha detto fuori taccuino, ma si vedeva che queste cose del 505 sembra un prefisso telefonico, accusandolo di essere un incapace e offendendolo. Ho letto anche, questo è il colmo. Pioli non ha preparato la partita di Monza. Ma vi pare che un allenatore così scrupoloso, bravo o cattivo, che sbaglia o che non sbaglia, non prepari una partita? È come se io facessi, cioè andassi a intervistare un personaggio, una figura, e non so manco se abbia giocato il giorno prima. È stato veramente triste sentire un'accusa del genere, e infatti ha dimostrato contro il Rennes. Se Leao fosse stato ispirato come ieri, avrebbe certamente chiuso la partita subito. E avete visto la partita con l'Atalanta, detta da tutti con l'Inter, la squadra più in forma, che ieri ha visto veramente poco la palla. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.